Il destino, forse, in 4 giorni, ma prima c'è uno scoglio che è difficile da superare perché il Pescara non è diretto protagonista. Tra 3 giorni il collegio di garanzia del CONI dovrà pronunciarsi sul ricorso del Trapani e sulla possibilità che ai Granata siciliani venga restituito uno o entrambi i punti di penalizzazione che gli erano stati inflitti a causa dei ritardi nei pagamenti. Ovviamente il club trapanese farà leva sulle difficoltà causate dalla pandemia Covid che tuttavia, almeno stando agli ultimi rumors che circolano, potrebbe non sortire gli effetti desiderati. Il Trapani vorrebbe riconosciute le attenuanti, che però non sarebbero applicabili per le sanzioni adottate nei confronti delle società, bensì possono essere applicate per le persone fisiche. Il Pescara attenderà fino a giovedì dunque, quando in tarda serata dovrebbe esserci il pronunciamento dell'organo di giustizia sportiva che in caso di totale o parziale restituzione manderebbe il Delfino nell'inferno della Serie C, senza passare dall'attuale play-out con il Perugia, che da parte sua vive una situazione, se possibile, ancora più complicata di quella di casa biancazzurra. Il ritorno di Massimo Oddo sulla panchina del Grifo si è rivelato un autentico fiasco, pareggio con l'Entella e poi 2 sconfitte che più sanguinose non si può. La prima delle due, proprio col Trapani a tempo scaduto, ha messo nei guai gli Umbri, andati alla deriva venerdì sera al Penzo di Venezia. Il presidente biancorosso Santo Padre vorrebbe dare il ben servito al tecnico abruzzese, ma sembra non trovare il sostituto. Impossibile un ritorno di Cosmi, anche per le modalità che il tecnico aveva lasciato intendere al momento dell'addio. Novellino e Colantuono hanno declinato l'offerta del club umbro, si valutano altri profili, ma la situazione per il momento resta in bilico. La panchina del Perugia, a poche ore dalla partenza per il ritiro di Cascia, resta nelle mani di Massimo Oddo. Grifo, che comunque vadano le cose, perde per la doppia sfida Angella, che ha rimediato 2 giornate di squalifica dal giudice sportivo, dopo il rosso rimediato nell'ultima giornata di regular season. In casa Pescara, dopo l'infortunio di Balzano, c'è anche il problema che riguarda Cristiano Del Grosso, uscito anzitempo dalla sfida del Bentegodi di venerdì. Nel frattempo la Lega di B ha posticipato la gara di andata, ma non quella di ritorno del play-out. L'ultimo atto sarà sempre la sera della vigilia di Ferragosto, il 14 alle ore 21 al Curi di Perugia, ma è il primo atto ad essere stato spostato di 3 giorni. L'andata a Pescara, prevista per venerdì 7, si disputerà invece lunedì 10, sempre alle 21, e tra gara 1 e gara 2 non ci sarà una settimana, ma solamente pochi giorni, 4 per l'appunto, quelli da cui passano, giustizia sportiva permettendo, le sorti di un Delfino mai così vicino al baratro.